tutta la roba sua è qua, insomma, è Val di Cornia e Piombino e viceversa. Ma c'è anche una cosa che volevo leggere. A un certo punto, questi personaggi, quelli del noir, mentre quelli appunto dei libri elegiaci sono tutti entusiasti del mondo, questi qua sono nevrotici, serial killer, morbosi, uno ammazza a casaccio, senza movente, un giornalista, così poi ci fa il servizio, ammazza, prima a Civitavecchia, poi a Milano, poi qui, poi arriva a Piombino, ammazza qui, diventa il capo del Tirreno e ammazza tutti, così poi fa servizio lui per primo perché è lui l'assassino. Ma poi c'è uno che va al mare a Salivoli e li stanno tutti sui coglioni. Sì, e li stanno tutti antipatici, ah, non sopporta nulla, ma sente discorsi, in effetti è vero, sulla spiaggia fanno dei discorsi imbecilli, però questo qui non li sopporta e li vuole ammazzare. Stevie dice, mamma mia. E a un certo punto sembra nel racconto che ci sia una specie di rivelazione sulla natura noir dei racconti di Gordiano. Questo è il racconto da cui parte il film, Sì, proprio la la spiaggia spiaggia. è quello su cui il regista si è È ispirato nel film. quello appunto, per quello partivo da questo. Appena senti uno e dice una scemata, dice: ma io ora scrivo un libro, siccome uno scrittore, lo faccio morire nella maniera più atroce. Il piacere di farlo finire stritolato dalle rotelle di quell'ingranaggio e soprattutto dalla sua presunzione sarebbe tutto mio. E poi dice: scrivere è catarsi, scatenare desideri repressi e farli fluire sulla pagina bianca. Pensare che nella vita di tutti i giorni sono un tipo tranquillo e non farei del male a nessuno. È questa moda del noir che mi ha contagiato. Soprattutto un editore aguzzino che non chiede altro. Perché dice l'editore, gli dice, non scrivere roba tranquilla che non la legge nessuno. Scrivi roba forte, così la gente, se ci sono tre sbudellati per pagina, la gente è molto. Ecco, però scrivere è catarsi e io sono terribile nella pagina, anche se sono un bravo ragazzo, dice lui, sembra un po' una dichiarazione di poetica letteraria. Beh, sì, scrivere anche quello, tirar fuori quello che non riusciamo a fare in Mai. realtà nella vita di tutti i giorni, ma anche catarsi, anche raccontare, raccontarsi. Bene o male, io leggevo la vita di Ungaretti, l'altro giorno mi sono riletto il Meridiano delle sue opere. Ungaretti che ha fatto? Ha raccontato di se stesso per tutta la vita, in maniera altissima. E lui stesso dice, che cosa scriviamo se non chi siamo, dove viviamo, i luoghi dove siamo stati? Ungaretti che era un grandissimo, come un grande Pupi Avati, raccontano quello, poi Pupi Avati racconta Bologna, racconta la sua realtà, racconta la sua infanzia, i suoi ricordi e poi ci mette delle storie ovviamente. La moda del noir è vero, c'è stato un periodo che c'è stata e non accenna a finire. Adesso a me mi ha veramente anche un po' disgustato, perché sì, è vero, catarsi, ammazzare la gente, fare i gialli, tirar fuori qualcosa, però è importante, visto che non ho un editore che come il mio scrittore finto, con la pistola in mano e mi dice dammi un noir, perché se no non pubblico altro, ma visto che posso essere sia l'editore di me stesso, sia avere degli editori che non hanno queste pretese, soprattutto non mi pagano, quindi posso scrivere cosa ho dentro, credo che sia molto più bello, molto più affascinante come catarsi, quella di tirar fuori chi realmente siamo. Quando uno scrive o dipinge, è bene che sulla tela o sulla carta ci metta fuori quello che ha dentro. Sono convinto che chi legge poi, in fin dei conti, è anche più appagato e capisce se c'è sincerità dal punto di vista dell'autore. Perché anche scrivere sempre noir, scrivere romanzi gialli perché c'è la moda e perché i lettori non leggono altro, non so che soddisfazione ci sia se non quella economica, se le cose vanno bene, ma bisogna anche riuscire a scrivere qualcosa che interessi prima di tutto noi stessi. Anche perché le vendite dei libri non sono mai una cosa così stratosferica da giustificare un cambiamento di personalità nella scrittura. Ecco, infatti tu ti sei affrancato abbastanza presto da questi racconti noir e sei andato invece più sull'altro tono, cioè su un riscrivere lettere da lontano, però in maniera più matura e più esauriente. E hai trovato, dicevo, dei compagni di strada, perché il film che ora vedrete, che parte appunto da questo racconto, La spiaggia, lo vedrete tutto girato a Manfredonia, in Puglia, vicino Foggia. E quindi questo Simone, che è questo regista che segue Gordiano, ha trovato in Gordiano delle affinità e racconta la provincia pugliese come nei suoi noir lui raccontava Piombino. E non solo, Cristina De Vita di Trani ha
Anche lei si è gemellata, anche lei, e ha gemellato Trani con Piombino nel libro, appunto, Sogni e Altiforni, che Gordiano ha scritto, che è un po' il seguito di Calciacciaio, ma è un libro scritto a due mani, dalla parte di lei e dalla parte di lui. È la fine di un amore, i due si sono chiaramente lasciati, e però ognuno racconta la sua versione. È un modo perché lei racconti Trani e perché lui racconti Piombino. Io volevo leggere un pezzetto così, l'incontro. Io leggo sempre cose su Piombino. Questa invece è una cosa ambientata a Trani. Quando l'allenatore, che ormai è diventato vecchio, non fa più nemmeno l'allenatore, va solo a vedere le partite del Piombino, e poi però viene ricoinvolto di nuovo a fare l'allenatore dal Venturina, va con il settore giovanile del Venturina a Trani. Ce lo portano in realtà, il suo allenatore in seconda non gli aveva detto che sarebbero andati a fare un torneo proprio a Trani, proprio nel luogo dove lui non sarebbe mai voluto tornare, è il luogo dove ha iniziato la sua carriera di calciatore, è il luogo dove ha cominciato a tirare i primi calci ad un pallone. Ecco, e lì si trova a dover giocare contro il nipote di Deborah, e Deborah è alla rete, lui la vede, se ne accorge, vi leggo questo pezzetto dell'incontro. Giovanni, sussurra una voce femminile. La rete di recinzione è vicina al terreno di gioco, la panchina è a ridosso del metallo di colore verde, ossidato dal tempo e dalla salsedine. Vedo il suo volto, i suoi occhi, le sue lacrime, i suoi capelli sconvolti dal vento di mare. Tanto tempo è passato, ma è proprio lei. Deborah, rispondo. Un istante, soltanto un istante. Tutti i miei ricordi scorrono in rapida sequenza, come davanti a un vecchio film in bianco e nero, mentre i nostri occhi incrociano gli sguardi. Rivivo due anni di vita e d'amore trascorsi in un paese di pescatori, primi anni Ottanta, Umberto Tozzi e Gianni Togni. Tuffi in mare dagli scogli e guardo il mondo da un oblò. Ti amo, Luna, e viva le donne, e viva il buon vino. Baci agli angoli del corso, ma che non veda mio padre, mi raccomando. Promesse non mantenute, fughe e rimpianti. Il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette. Amore che vieni, amore che vai, vedrai, vedrai. Luigi Tenco, i tuoi occhi, i miei baci, i tuoi baci. Non sono tornato a prenderti, lo sai. Sono venuto solo adesso al tuo paese, non volevo venire, non volevo rivederti, pure se rivederti mi fa fremere il cuore. Siamo cambiati, lo so, siamo cambiati entrambi, ma i tuoi occhi sono sempre gli stessi, color del mare in burrasca. Quanto sei bella, Deborah, troppe volte l'ho detta e non sono più capace. Mi avvicino alla rete di recinzione, la voce di Leonardi pare un sibilo, evanescente come un sogno, ma il mio sogno di troppi anni perduti è davanti a me, i suoi occhi sono pieni di lacrime. Che mi importa dell'arbitro, dei suoi richiami che mi impongono di stare seduto, di prendere posto in panchina? Questa è la vita, è più importante del calcio. Giovanni, sussurra lei con voce spezzata. Deborah, riesco soltanto a rispondere. Le nostre dita si sfiorano dalla rete di recinzione, si toccano appena. Il mio perduto amore è ritrovato nel campo di calcio del mio passato, e siamo ancora uno di fronte all'altra, proprio come 40 anni fa, ma non siamo più gli stessi. Siamo soltanto il ricordo di quel che sarebbe potuto accadere.